Nel suo speech ha parlato di cambiamento. La consulenza indipendente sarà un driver per il cambiamento? Beh, diciamo di sì, perché quando noi abbiamo parlato di cambiamento, abbiamo parlato di evoluzione e effettivamente quando si deve rimanere al passo coi tempi ed evolversi professionalmente, riesce molto più facile quando si è, per esempio, come un consulente finanziario indipendente che riesce diciamo, con le sue forze a rimanere al passo coi tempi. Noi in particolare abbiamo cercato di portare il nostro punto di vista per quanto riguarda l'evoluzione, portando un tipo di asset allocation innovativa, che è proprio l'asset allocation di tipo, le strategie di tipo smart beta, che sono delle strategie che vengono utilizzate già dai professionisti del mercato e quindi le abbiamo portate, qui al Fiolli per metterle a disposizione anche dei consulenti finanziari. Quali feedback per questo inizio del Fionli Summit? Bah, il Fionli Summit è sempre comunque un bel appuntamento. Noi partecipiamo qua dagli inizi, siamo stati sempre presenti, con gli ETF, con i fondi pensione, tutta la nostra società partecipa in toto a diciamo, sponsorizzare e aiutare i consulenti nell'organizzazione di questo evento. Devo dire quindi molto bene anche quest'anno, è molto interessante, devo dire anche un po', dal mio punto di vista, il fatto che ci avete dato questo spazio iniziale, tutto dedicato agli ETF, quindi bene così.